qui con il presidente Piacenti, presidente della Fiorentina Basket. Presidente, qui abbiamo una Fiorentina che ha cambiato passo e che si è decisamente rivitalizzata anche dopo la cura Nicolai, con una vittoria convincente contro Varese. Beh sì, il risultato e la prestazione si spiegano da soli, diciamo, quindi c'è poco da commentare. Il cambio del coach sta dando risultati estremamente positivi. Adesso abbiamo solo una cosa da fare: dobbiamo mantenere la concentrazione affinché ci sia continuità con questi risultati, con questa intensità, con questo impegno. Avete visto, quando stavamo avanti anche di 30 punti, anche sulle palle più difficili i ragazzi combattevano come se la partita fosse stata aperta. È esattamente quello spirito, quell'impegno che a me piace, e per questo abbiamo fatto una cosa che in sé non è mai una cosa positiva, ma che era diventata necessaria, cioè il cambio del coach. E devo fare veramente i complimenti a Nicolai, perché sta dando un'impronta molto molto combattiva a questa squadra. Ecco, per quanto riguarda Nicolai, come dicevamo, no, fin tanto che però riesce a vincere, la sua postazione è dietro la panchina, oppure arriverà probabilmente a breve uno sblocco del Lodo. Ecco, quindi tornando serio un po' il capitolo del Lodo e com'è la situazione al momento. Nicolai mi pare si sta condannando da solo a stare in tribuna fino alla fine della stagione, diciamo, quindi questo no, al di là delle battute, anche se gliel'ho detto questo. La questione del Lodo sta in questi termini. Ora, la società, come penso ormai è chiaro, è abituata ad adempiere a tutte le obbligazioni, anche a quelle ingiuste e a quelle palesemente sbagliate. Quindi siamo intenzionati ad andare avanti, siamo intenzionati a fare il campionato che ci eravamo prefissi di fare. Ora, diciamo, c'è anche un po' di tattica, diciamo, in questo contenzioso, per questo, diciamo, non esplicito tutti i dettagli. Posso soltanto rassicurare i tifosi della Fiorentina Basket, posso rassicurare tutti quelli che ci seguono e la città, che la società farà tutto ciò che serve perché questa squadra raggiunga gli obiettivi che ci siamo dati. Quindi anche la questione del Lodo sarà risolta. Certamente dietro all'acquisto e dopo l'acquisto del titolo di Montichiari dell'anno scorso sono emerse una serie di problematiche che dobbiamo gestire, e questo tempo che ci stiamo prendendo non è un prendere tempo fine a se stesso, anzi è finalizzato esclusivamente a garantire che questa squadra e questa società quest'anno e negli anni a venire possano continuare a lavorare senza avere delle spiacevoli sorprese.